Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. E sì, preparatevi perché sta per arrivare un'altra bella scimmietta, perché oggi vi porto una console di cui mi sono innamorato di nuovo. Però non è che mi innamoro di tutte, però vi assicuro che questa qui mi ha veramente rubato il cuore. La console di cui vi sto parlando è la Paukiddy RGB30. So che diversi di voi ormai già la conosceranno perché è uscita da un po', da qualche mese. Ma ho cercato in tutti i modi di portarvela, ho voluto fare la recensione per forza, perché è sia ottima per quanto riguarda il prezzo, ma grazie a questo schermo gigantesco da 4 pollici, proporzioni 1 a 1, è quadrato 720x720 pixel e la rende una meraviglia per quanto riguarda il retro gaming dei vecchi titoli arcade, cioè tutto quello che sta sotto alla PlayStation 1. Riesce ad arrivare anche più avanti, perché comunque è un processore che vedrete già conosciamo, ma grazie a questo schermo, soprattutto i puristi del Pixel Perfect, poi vi spiego tutto, non potranno più lamentarsi, perché questo è veramente uno dei formati di display migliori che io abbia mai provato. Iniziamo con la recensione, che sarà anche credo un po' più lunghetta del solito, perché andremo anche ad aggiungere un capitolo parlando di alcuni dettagli che finora abbiamo trascurato a ragion veduta, perché so che verrà fuori una guerra santa, però con questa console siamo quasi costretti a trattarli. Quindi Silvia, inizia le danze. Bene, andiamo a scoprire questa generosa dotazione Paukiddy. Sulla confezione non c'è scritto né taglio di memoria né nulla, soltanto il colore, nel mio caso la bianca. Bumper console messo fuori perché qua dentro non c'entra, è bellissima sta cosa, non c'entra. Consolina che andiamo a vedere tra poco e nascosta qua sotto. Troviamo questo piccolo flyer con le istruzioni cinese-inglese, che in pratica ci spiega soltanto le scorciatoie di sistema per salvare, caricare, chiudere i giochi, eccetera. Come ultimo componente abbiamo il cavetto di ricarica da USB 3 a USB tipo C. Non c'è altro in confezione, quindi passiamo a vedere la console. Oh, finalmente tra le mani qualcosa di un po' particolare. È comunque una consolina che risulta molto portatile, perché parliamo di 144 mm per 87 di altezza per 19 di spessore ed un peso complessivo di appena 209 grammi. Siamo vicini più o meno al formato della Retroid Pocket 2S, ma decisamente più snelli di una 405V che anche lei ha lo schermo da 4 pollici, nonostante la diagonale sia diversa. Nella parte inferiore troviamo due prese USB tipo C, una per ricarica trasferimento dati, l'altra per OTG, ovvero per collegarci delle periferiche come per esempio anche dei controller direttamente via cavo. Poi abbiamo due sportellini per le micro SD, la prima di sistema all'interno della quale troverete già installato Gel OS, la seconda per i dati che normalmente contiene tutte quante le ROM e i giochi, oltre il jack delle cuffie. Nella parte superiore troviamo invece i due bottoni per regolare il volume, il bottone di accensione, spegnimento e standby, il bottone di reset sempre qui vicino, maledetta Ambernic che mi fai sta roba anche sulla Paukiddy, e l'uscita mini HDMI per collegarla al televisore. Oltre a questo troviamo i dorsali in classica disposizione Ambernic, sono entrambi a singolo click e leggermente sfasati nella posizione, L2 e R2 risultano un pochino più alti. Purtroppo questi dorsali hanno la pecca che quando giocate, dovendo tenere la console in questo modo, soprattutto nei picchiaduro quando vi mettete a fare le mosse freneticamente, ogni tanto potreste finire per premere soprattutto L1. Nella parte frontale invece troviamo i due speaker stereo che buttano fuori un audio devastante, se la mettete al massimo vi fa male le orecchie, le due levette analogiche con pressione L3 R3 quasi completamente sotto scocca, levette ovviamente che non hanno Hall Effect, queste non sono magnetiche, sono le classiche che alle lunghe potrebbero avere problemi di drifting come tutte le altre console economiche di questa fascia. Abbiamo poi i due bottoni Select e Start e la croce direzionale che
per essere una Paw Kid, questa volta non è affatto male. Mi ci sono trovato abbastanza bene anche per quanto riguarda il picchiaduro, non è la migliore che abbia mai provato, non arriva alla perfezione come quelle di fascia alta, però devo dire che il suo lavoro lo fa e per essere montata su una Paw Kid, diciamo che è una delle migliori che mi sono trovato tra le mani di questa marca. Stesso discorso per quanto riguarda i tasti azione, si sente moltissimo l'influenza del Lambernic, ricordiamoci che la Paw Kid praticamente è il ramo economico del Lambernic, quindi anche se sono magari due settori separati sono sempre lo stesso gruppo. Ma arriviamo alla ciccia, ovvero questo bellissimo pannello LCD da 4 pollici proporzione 1:1, è il primo pannello che vedo quadrato su una console arcade, risoluzione 720x720 pixel, in assoluto il punto forte di questa console, perché non li abbiamo mai visti con questo formato, ma ha tutto un suo senso, soprattutto per quanto riguarda i vecchi titoli arcade dalla PlayStation 1 in giù, fino anche ad arrivare ai titoli per cabinato, perché qui ragazzi i giochi a scorrimento verticale ci vanno che è un amore. Ma di tutto questo ne parleremo tra poco nel capitolo dedicato, perché questa volta su questa consolina spendiamo due parole anche per quanto riguarda lo schermo e i formati delle varie console. È un pannello con dei buoni colori, non ha un grandissimo angolo di visione soprattutto quando la inclinate, però in realtà ci si gioca molto bene ed è indicatissimo anche per chi ha problemi di vista. In generale il format mi piace tantissimo, perché sono riusciti a mettere una bestia di schermo così nel formato più piccolo possibile, però hanno trovato la dimensione giusta, perché si tiene bene in mano e non si arriva nemmeno troppo facilmente a darsi fastidio con le dita sul retro. Tanto per darvi al solito un metro di paragone, questa è la differenza con la Retroid Pocket 2S uscita l'anno scorso. Siamo leggermente più alti, ma guardate che cavolo di differenza sullo schermo. Mentre per metterla a paragone con un'altra console con il display da 4 pollici, però questa volta proporzione 4 terzi, come la 405M oppure la 405V che ho qui, guardate che bestia di console che hanno messo qui per mettere lo stesso schermo. Personalmente mi piace veramente veramente tanto, anche in questa colorazione bianca devo dire che è proprio carina, cioè mi piace tantissimo il contrasto netto tra questo bello schermone e la scocca, e grazie alle sue dimensioni portatili comunque sia va anche in tasca. Certo non è proprio comodissima, però il fatto che non ha i dorsali posteriori vi permette anche di metterla in tasche un pochino più fine. Hanno creato una buona scocca, una bella scocca da mettere attorno a questa feature, se vogliamo, fatemelo dire in inglese, che è il suo punto forte. Poi certo un pochino va a peccare per quelle che sono le prestazioni. In questa recensione è necessario spendere due paroline per quanto riguarda l'integer scaling, o altrimenti detto pixel perfect. Non sto parlando in aramaico e so che la mia pronuncia non è delle migliori, il famosissimo know-how di cui mi vanto tanto. Come cazzo ci avrò pensato a metterci la cappa? Un emulatore, per ingrandire l'immagine originale, banalmente cosa fa? Gli dà un moltiplicatore che ingrandisce tutta quanta l'immagine fino ad arrivare a toccare i bordi, che siano quelli orizzontali o quelli verticali, e lì si ferma. Durante questo procedimento però non è sempre detto che tu moltiplichi per un fattore intero. Se tu l'immagine la devi moltiplicare per 2.5, perché è quella la dimensione massima che ti entra nello schermino che stai utilizzando, allora sì, sfrutti tutto lo spazio ma perdi la proporzione, magari ti si allunga, magari ti si allarga, e questo è il compromesso a cui dobbiamo tutti scendere in base alle console che andiamo a comprare per cercare di riempire il più possibile lo schermo. Il pixel perfect invece è la moltiplicazione soltanto per numeri interi, cioè moltiplichi per 2, per 3, per 4, per 5, in modo che l'immagine diventa sì più grande ma mantiene le proporzioni, anche a costo di non riempire tutto lo schermo oppure di sforare leggermente.
Normalmente nelle console che vediamo siamo in questa situazione, ovvero l'emulatore cerca di riempire al meglio tutto lo schermo per darci un'immagine più grande possibile, a volte però strecciando sia in orizzontale che in verticale l'immagine. Se io gli dico guarda, fammi vedere l'immagine ingrandita, definita con le sue proporzioni, dobbiamo usare l'integer scaling. Questa cosa si fa semplicemente andando nelle impostazioni del core del sistema, attualmente quindi del Game Boy, abilitando l'integer scaling o pixel perfect. Rientrando ora nel gioco, vediamo che i bordi dello schermo sono aumentati, ma queste sono le esatte proporzioni del gioco così come lo vedreste su un Game Boy più grande. Direte, ok, me ne frega poco, porcaccia è la miseria, io comunque ci voglio vedere, lo voglio più grande. Si può introdurre un altro concetto a questo meccanismo, ovvero quello del crop overscan. Significa che tu gli lasci moltiplicare sempre in pixel perfect, mantenendo le proporzioni, ma gli dici, guarda, non me ne frega niente se qualche pixel mi va fuori area. Per attivare l'impostazione basta tornare al menu di prima e mettere ad on integer scale overscale. Vedete che adesso utilizziamo tutto lo schermo, quindi siamo in 4 pollici, ma ci sono delle aree che sono state tagliate. Vedete, non si vede la M di Mario qui in alto, qui non si vede la E di Time. Abbiamo effettivamente sacrificato qualche pixel, però guardate un po' su che cavolo di diagonale stiamo giocando. Riusciamo ad occupare completamente tutto lo schermo. Abilitando il Pixel Perfect anche sulla 405V, vediamo che attualmente stiamo giocando con una diagonale da 3.2 pollici rispetto ai 4 della dimensione totale dello schermo, con una risoluzione a 3x, ovvero 3 volte tanto quella del Game Boy. Mentre sulla RGB20 invece stiamo giocando a 3.4 pollici di dimensione, ma la risoluzione è addirittura 4 volte superiore a quella del Game Boy, quindi stiamo utilizzando sia una parte più grande dello schermo, sia abbiamo una qualità grafica migliore. Messa a confronto con il Pixel Perfect della Retroid Pocket 2S, la differenza è ancora superiore, perché anche qui, come nella 405V, siamo a 3x, ma stiamo utilizzando una diagonale soltanto da 2.8 pollici in confronto ai 3.4 che ho qua. Avere uno schermo così grande con tutta questa risoluzione e con questa diagonale ci permette di fare tutte le prove che vogliamo, di fare tutte le personalizzazioni che servono di più a noi proprio soggettivamente. Soltanto per citare alcuni esempi di pixel perfect con questo display, il Game Boy Advance lo possiamo portare fino a 3x per giocare su un'area da 3.4 pollici. Il Nintendo DS, che vedremo dopo nel gameplay, lo possiamo portare a 1.9, che è quasi pixel perfect senza perdere nulla e giocarci per tutta l'altezza. La Nintendo la possiamo portare a 3x perdendo soltanto pochi pixel ai lati. Finché siamo su console di questa generazione questo schermino è perfetto, inizia a perdere un po' dalla quinta generazione in poi, cioè partendo dalla PlayStation, perché lì con la risoluzione 320x240 servirebbe un display 4/3. Infatti qui a 2x teniamo soltanto il display da 3.1 e non ci conviene fare l'overscan perché andrebbe praticamente tutto fuori. Stessa cosa più o meno per il Dreamcast, perché è al doppio della risoluzione della PlayStation, ed è inutile dirvi che fa un disastro totale con la PSP, che viene portata a 1.5 con un'area di 3.3 pollici, scendendo ad appena 2.2 pollici se vogliamo mantenere il pixel perfect. Quindi, come detto all'inizio, questa è un'ottima console per quanto riguarda tutto il vecchio arcade, il vecchio retro gaming, nonostante però abbia la potenza per emulare anche console superiori. Andiamo a vedere cosa c'è dentro questo aggeggino. Il processore lo conosciamo benissimo perché è un quad-core RK3566 da 1.8 GHz abbinato a una Mali G52 MP2 da 850 MHz. Questo è praticamente lo stesso comparto hardware di tutta la serie Ambernic 353. Un buon hardware con ottimo rapporto prezzo-prestazioni che di solito ci permette di arrivare anche fino all'emulazione di PSP e Dreamcast. Qui vedremo che la questione è un po'
pochino più complicata perché c'è una risoluzione maggiore, però è comunque un hardware di tutto rispetto, soprattutto per la fascia di prezzo in cui si pone. Come RAM abbiamo un unico giga LPDDR4, ma abbiamo visto che è più che sufficiente quando sotto c'è un sistema Linux che non appesantisce troppo. Vi ricordo sempre che la Miglio Mini ha soltanto 128 MB di RAM. Non c'è in realtà ROM interna perché abbiamo una micro SD di sistema da 16 giga abbinata a un'altra micro SD al massimo da 512, dove di solito quando l'acquistate ci trovate direttamente le ROM all'interno. Come batteria invece abbiamo un 4100 mAh che per il retro gaming a cui è indirizzata, soprattutto quello in 2D, vi arriva tranquillamente sopra le 6 ore. So che magari da un amperaggio simile vi aspettavate di più, ma lo schermino da 720p consuma molto di più di un pannello da 3.5 640x480, dovete mettere in conto anche quello. Come connettività abbiamo al solito wifi fino a 5 GHz e Bluetooth. Il software è una distribuzione Linux che ormai conoscerete quasi tutti, che si chiama Gel OS. Da un po' la Paukiddy ha iniziato a utilizzare questo sistema, che è un custom firmware in realtà, che però ormai è supportato per diverse console, diversi chipset. Ha molte funzioni ed è facilissimo da installare e secondo me hanno fatto la scelta giusta selezionando questo sistema anziché mettendosi loro a svilupparne uno, ma vedremo che anche qui ci sono alti e bassi. Il software è un po' da sempre una delle voci un po' meno curate dall'Ambernic e soprattutto dalla Paukiddy. Questa volta però devo dire che hanno fatto la scelta giusta, almeno in parte, ovvero di utilizzare Gel OS. Nel loro caso ne hanno messo una versione che hanno leggermente personalizzato, dandovi anche gli aggiornamenti via OTA. E signore mio Dio, non li fate mai! Perché io tutto contento sono andato nelle mie impostazioni, ho fatto Start Update, lui ha trovato la nuova versione disponibile, me l'ha installata e ha fatto un disastro. Non mi funzionavano più i tasti del volume, non sempre si riaccendeva quando la svegliavo dallo standby, questo ancora lo fa, c'è da provarci più volte e a una certa funziona. Ma in generale aveva incasinato un po' di robetta all'interno del sistema. Ho preferito scaricare l'immagine del sistema pulita da GitHub, vi lascio il link in descrizione, installate nella prima micro SD, vi basta scaricare Balena Etcher e premere due bottoni di numero, anche quello ve lo metto in descrizione, lo rimettete dentro e pensa a tutto lei. Il sistema è molto semplice da navigare e anche molto carino, devo dire, soprattutto su questo display. Abbiamo tutti quanti i nostri emulatori, all'interno troviamo la lista dei giochi dove eventualmente c'è anche l'anteprima. Cliccando sopra uno di essi possiamo scegliere se avviare il gioco normalmente, direttamente in autosave, cioè fa salvataggio in automatico quando esci, oppure se partire da un salvataggio già fatto prima. E una volta all'interno del gioco possiamo o aprire il menu di RetroArch premendo Select e X, e da qui possiamo farci tutte le nostre personalizzazioni ed eventualmente anche cambiare disco nei giochi, per esempio della PlayStation 1, quando devi passare da uno all'altro, vedi Resident Evil o Final Fantasy. Ma in generale per uscire dai titoli è molto più semplice premere due volte Select e Start insieme. Immediato anche per chi non è molto pratico di retro gaming. Premendo il tasto Start possiamo andare nelle impostazioni generali, dove possiamo fare per esempio lo scrape, cioè cercare le copertine dei nuovi titoli che magari andiamo ad aggiungere, oppure possiamo aggiornare l'elenco dei giochi. Questo è un punto dove ci cascate in molti. Una volta che inserite i giochi nella seconda micro SD e la mettete in console, dovete fare l'update game list, altrimenti lui non ricostruisce gli indici e non ve li fa vedere, quindi ricordatevi questo passaggio. Ma personalmente, visto quello che abbiamo già detto sullo schermo e tutte le varie modifiche che possiamo fargli, vi consiglio di modificare console per console, ovvero andate all'interno dell'emulatore, in questo caso il Neo Geo, premete Select e qua giù in fondo andate su Advanced System Option. Queste impostazioni saranno applicate soltanto ai giochi del Neo Geo. Come visto prima, per esempio, oltre ad attivare e disattivare il Pixel Perfect, l'overscaling, eccetera, possiamo anche selezionare
selezionare un'infinità di shader oppure di filtri, bezel, eccetera. La possiamo personalizzare come vogliamo. L'esempio che abbiamo visto prima, normalmente Gel Boy partirebbe con le quattro tonalità di bianco, nero e grigio, ma nel mio caso io come colorazione ho attivato quella del Game Boy DMG, ovvero il primo modello, per vederla con la scala di verde, diciamo, per darmi un'esperienza più simile a quella originale. Io posso anche andare qui e dirgli fammela vedere come il Game Boy Light, unità che è uscita soltanto in Giappone, era quella retroilluminata, ed ecco che invece va sulla scala di celeste. C'è anche la possibilità di fare la ricerca però soltanto dentro al singolo emulatore. È vero che non è touch, quindi dobbiamo andare a scrivere con la croce direzionale, però comunque sia, quando abbiamo tanti titoli questo fa comodo. E come al solito, cliccando su un gioco, abbiamo la possibilità sia di aggiungere delle opzioni oppure fare lo scraping solo per lui, tante le volte non ci ha trovato la copertina e gliela vogliamo forzare a mano, sia di aggiungerlo ai favoriti per poi andarlo a riprendere nella playlist dedicata. La scelta di mettere GelOS è ottima secondo il mio punto di vista, perché è un sistema con una community molto forte sotto, continui aggiornamenti, sempre in fase di sviluppo, con moltissime funzionalità, ma facile anche da utilizzare per un neofita che ancora deve prendere un po' mano e non è smanettone. Il lato negativo purtroppo sono le modifiche e i bug che accadono quando tipo aggiorni la versione e sei costretto a metterci le mani. Per farvi un esempio, dopo l'aggiornamento via OTA ho perso l'audio. Alla fine veniva fuori che era perché il canale audio utilizzato, settato su RetroArch, non era quello di default della console, quindi su ogni emulatore devi metterti a cambiarlo. Oppure devi collegarti in SSH e lanciare un comando da remoto all'interno della console per abilitarlo per tutti quanti, cosa che non è proprio comodissima e alla portata di tutti. Ma poi ci sono anche altri problemi legati proprio a GelOS stesso, dai semplici bug come quello che può essere necessario premere due volte per uscire dalla modalità standby, a quelli più rognosi come il fatto che le nuove versioni di GelOS non vanno a pescare i giochi dalla micro SD, dalla cartella radice, cioè praticamente tu c'hai la micro SD già con le cartelle Atari, Neo Geo, PlayStation, mentre prima le leggeva, la nuova versione no, dovete creare una cartella ROMs e schiaffarci tutte quelle dei giochi lì dentro, allora ve le vede. Adesso che ve l'ho detto, prendi la micro SD, l'attacchi al PC, crei la cartella, sposti dentro, fatto. Sapete quanto ci ho messo per arrivare a capire che era quello il problema? Se con i vari aggiornamenti te viene fuori roba del genere, cazzottina, ma la gente la fai diventa matta. Però questo è il bello brutto di avere tra le mani un custom firmware. Avrai sicuramente moltissime funzionalità, però devi andare spesso nei forum, nelle FAQ, per sporcarti un pochino le mani quando ti viene fuori un problema. Oh, finalmente un gameplay di quelli che piacciono a me, che non devo passare giorni a scaricare giga e giga dei giochi AAA per provarli e roba varia. Finalmente un po' de sano retro gaming come Dio comanda. Tutte le prove che vedete qui non sono state fatte in pixel perfect, ho lasciato l'aspect ratio normale in modo che vi rendiate conto delle impostazioni che la maggior parte di voi utilizzerà, e dopo in base ai gusti ve le andate a cambiare come volete. Le portatili di casa Nintendo sono ottime da giocare su questo dispositivo, già come abbiamo visto il Game Boy con tutti i vari filtri e gli effetti settati è un piacere perché sfrutta quasi tutto lo schermo ed è ottimo soprattutto perché problemi di vista, oltre al fatto che comunque sia non necessita di chissà quali controlli. Discorso identico per quanto riguarda il Game Boy Color, tanto la risoluzione è mantenuta, si attivano soltanto i colori, qui al massimo ci potete mettere qualche shader sopra per fare le cose un pochino più carine. Ovviamente qui non li vedete, ma c'è sempre anche la possibilità di attivare i bezel, soprattutto per levare le bande nere che si creano sopra e sotto principalmente dell'immagine. Il Game Boy Advance, a causa della sua risoluzione, crea delle bande nere ancora più accentuate, ma comunque sia è sempre una risoluzione a 3x, è un'ottima definizione, non avrete il minimo problema a leggere anche i testi, non vi stanca la vista, soprattutto a chi è amante dei giochi di ruolo o degli strategici a turno. Spostandoci sulle home console, il Super Nintendo come anche il Genesis girano benissimo, i colori sono belli accesi e vivi, lo schermo viene sfruttato bene, non si è mai verificato alcun tipo di lag o di glitch e ve la straconsiglio per titoli platform, puzzle o soprattutto sparatutto a scorrimento, ma adesso ci arriviamo.
Ottime performance anche per quanto riguarda il Neo Geo, a mio avviso una delle migliori console per i titoli in 2D, se non la migliore in assoluto, dove anche titoli più pesanti vanno fluidi, senza lag e con frame rate sempre al massimo, e dove fin qui abbiamo mantenuto anche un ottimo consumo di batteria, perché siamo sempre sopra le 6 ore giocando fino a questi titoli. Iniziamo a sfruttare veramente bene lo schermo quando andiamo a prendere i vecchi arcade del MAME, soprattutto con titoli che venivano sviluppati principalmente in verticale. Vi ricorderete sicuramente tutti le bestemmie dietro Arkanoid o i milioni di livelli di Bubble Bubble fatti insieme agli amici. Ma quello che in assoluto è il suo terreno di gioco sono gli sparatutto a scorrimento verticale. Dimenticatevi la questione di girare la console e reinventarvi i controlli, perché questa, con questo tipo di titoli, fa paura. Sono sicuro che tanti di voi che non conoscono tutti i sparatutto a scorrimento del MAME, se si comprano sta console, nel giro di un mese li avete scoperti tutti, perché è impossibile non giocarci, proprio diventa una droga. Inizia a perdere, si fa per dire, per quanto riguarda le console di quinta e sesta generazione, dove lì è favorito il monitor 4 terzi per sfruttarlo al massimo. Non che qui si vedano male, sia chiaro, però ti appaiono più bande ai lati. A livello di emulazione comunque sia vanno più che fluidi, non ho mai avuto nessun problema per quanto riguarda i titoli della PlayStation, giusto giusto qualche mini freeze su Crash Team Racing, ma proprio pochissima robetta, mentre tutti gli altri titoli mi sono andati lisci, come anche la maggior parte di quelli del Nintendo 64. Arrivando invece al Dreamcast inizia un pochino ad arrancare, soltanto però se lo mettete al massimo della risoluzione, ovvero 640x480, mentre la console con GLOS in automatico vi mette in scala 0.5, cioè ve la dà la stessa risoluzione della PlayStation. A quel punto i giochi risultano fluidi, praticamente tutti quanti, non ho mai avuto nessun tipo di problema e sono riuscito a giocare sia a titoli di azione che frenetici che picchiaduro. Se volete provare a aumentare la risoluzione per portarla a quella originale, sappiate che si altaleneranno un po' le prestazioni in base al titolo. Vi sconsiglio vivamente di giocarci alla PSP, nonostante ci siano i titoli all'interno, perché significherebbe volerve male, ma proprio male male male, perché è l'esatto opposto del motivo per cui hanno attaccato questo display. Con la PSP volevano farvi vedere che comunque sia all'emulazione ci arriva, ma ormai questo chipset lo conosciamo, qui fa un po' più fatica soltanto perché la risoluzione è maggiore. Quella che invece è un'emulazione molto promettente è quella del Nintendo DS, perché con questo schermo potete mettere i due display uno sotto l'altro e riuscire anche a giocare benino. Avete al solito la possibilità di metterli in primo piano e di switcharli come volete, però in questo caso, se avete tra le mani un titolo dove servono per forza entrambi i display, non vi trovate poi così male. L'unico vero problema è che il pannello della RGB 30 non è touch, quindi dovete per forza muovervi con l'analogico di destra. Fosse stato touch, sarebbe stata veramente una cosa molto molto interessante la Nintendo DS all'interno di questa console. Ci fermiamo qui per quanto riguarda il retro gaming, anche perché non arriva a di più, e andiamo alle considerazioni e parliamo del prezzo. Ok, quanto costa questo ciaffo? In realtà il prezzo è uno dei suoi punti forti, perché sul sito ufficiale la trovate da $90 per quanto riguarda la versione solo con sistema operativo, senza giochi all'interno, mentre se volete la micro SD con i giochi pagate €95 quella da 32 giga, €99 quella da 64 e €110 quella da 128. Al solito ragazzi, qui scegliete in base alle vostre competenze. Se sapete dove prendere i giochi e ce li sapete copiare all'interno, potete anche prenderla senza, ce ne mettete una voi. Se volete tutto pronto, vedete se investire quei 10-20 euro di più e farveli mandare da loro. Piccola parentesi, non la ridico perché penso sempre che lo sapete tutti quanti: le micro SD che arrivano con queste console sono una ciofeca devastante, anzi che non ce le trovate de carta dentro.
Quindi sarebbe un'ottima cosa per qualunque console cinese prendete se, quando vi capitano due offerte su Amazon, vi prendete le micro SD della Samsung, della SanDisk, comunque quelle un po' più di marca che ormai costano poco, e le sostituite. Nel caso della micro SD dati, ovvero quella dove sono i giochi, è sufficiente fare la copia. Nella micro SD di sistema dovete fare la clonazione. Ovvero, classica console Ambernic, tiri fuori la micro SD di sistema, la metti sul tuo PC, crei l'immagine e la masterizzi dentro la micro SD di marca. Un programma che si utilizza comodissimo per fare questo è Balena Etcher, sono due passaggi di numero, l'unica cosa vi tocca riallocare la memoria se ce la mettete più grande. Non ho ancora fatto un video guida perché non gliela faccio, ragazzi, sapete quanti ce n'ho ancora da fare e quanto sto indietro, però se cercate un attimino su internet come clonare una micro SD, 5 minuti e avete fatto. Tornando a noi, questi sono i prezzi sul sito ufficiale, ai quali però ci dovete aggiungere le spedizioni. Se volete spendere qualcosina di meno, i ragazzi di TomTop che me l'hanno mandata la vendono sul loro sito, spedizioni comprese, a $100 la versione a 64 giga e a $109 la versione da 128. Date però un'occhiata sotto perché c'è un bel coupon, e a tempo, mi raccomando, sbrigatevi, che vi porta la versione a 128 intorno agli $88, spedizioni comprese, e a quel prezzo è assolutamente un best buy. Quindi, alla fine di tutto, come riassumiamo questa consolina? Tra i punti forti troviamo sicuramente le dimensioni e la portabilità, il bellissimo display da 720p, ottimo per tutti i vecchi titoli arcade, il rapporto prezzo-prestazioni, perché è una delle migliori tra le low cost, e il fatto che come sistema operativo hanno voluto inserire GLOS, che è ottimo sia per i neofiti sia per gli smanettoni. Come punti deboli invece cosa abbiamo? I tasti dorsali che sono un po' scomodi, che finite per premere ogni tanto, soprattutto quando giocate ai picchiaduro, la qualità dei controlli, perché nonostante la PowKid abbia migliorato rispetto alle console che ha fatto in passato, gli analogici restano ancora un po' troppo sensibili per i miei gusti, e la croce direzionale, sì, ci giochi, però non siamo ai livelli dell'Ambernic. Oltre a questo sono presenti alcuni bug nel software e i problemi che vi dicevo prima, che ne so, magari quando aggiornate versione c'è la possibilità che vi tocca sporcarvi un po' le mani. E il fatto che come emulazione arriva soltanto fino al Dreamcast, che ormai è una consolina che emulano un po' tutte. Arriverebbe anche alla PSP, ma dopo c'è il problema del formato, quindi diciamo che è ottima per tutto il vecchio retro gaming e buona fino al Dreamcast. Nonostante tutto, secondo me questa console si merita un bel 89. 9 su 100 per la categoria low cost, perché io non vi dico cavolate, ragazzi, me ne sono maledettamente innamorato. Ci ho messo una vita a fare la sezione del gameplay, perché una volta che iniziavo un titolo e lo provavo con sto dannatissimo schermo, non me ce staccavo più. Cioè, mi sono reso conto di aver fatto 10 minuti a Aero Fighters 2, 10 minuti di video, ma suonato la telecamera che se stava a finire la batteria, quando normalmente ne fo 2 o 3 quando giro, perché faccio più titoli. Soprattutto gli amanti del Game Boy, del Game Boy Color, del vecchio Nintendo, del Genesis, raga, questa è la console perfetta per giocarci. Ve la portate dove cavolo volete e avete uno schermo grande per mantenere le giuste proporzioni, non dovete andare a prendervi un 16 noni gigantesco che poi alla fine, una volta che le restringete, viene fuori che è più piccolo di come le vedreste qui. So che ormai mi odiate perché ve faccio spendere soldi di continuo, ma se siete tra quelli che fino ad oggi sono stati indecisi su una console per il vecchio retro gaming e come budget non volevano spendere più di 100€, secondo me lei batte a mani basse quasi tutte le console. È addirittura meglio della PowKid X55, che ho recensito tempo fa e già era un'ottima PowKid, soprattutto per chi aveva problemi di vista, ma a meno che non vi interessi la PSP, lei è migliore. E il discorso è più o meno lo stesso per quanto riguarda la Trimui, che anche quella è un'ottima consolina economica, che però, oltre a non avere L3R3, è sviluppata in orizzontale, quindi ottima per la PSP, ma pecca di dimensioni per quanto riguarda le console dalla quarta generazione in giù. Spero vivamente, PowKid, mi raccomando, guarda sto video, vai avanti su questo dannatissimo formato. Fammi un RGB 30 Pro con un processore più potente
gente, sistemami i controlli, fai quello che cacchio te pare, ma mantieni questa linea di produzione perché fino adesso è la migliore che hai fatto uscire. So che fai anche formati più grandi come l'RGB Max, che stai facendo bene ad andare avanti, quello che è. Per i formati piccoli questa è la migliore che tu abbia mai cacciato. Vai avanti su sta cosa, se no giuro vengo in Cina sotto la sede vostra. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuta la recensione, che sia stato anche interessante la parte del Pixel Perfect, in modo che iniziate anche un po' a capire di più quello che è il mondo del retro gaming, soprattutto per i puristi. E sì, me l'avete chiesto in mille, arriverà anche la recensione della nuova Ambernic RG556, che mi hanno purtroppo inviato di nuovo con le plastiche trasparenti, ma a caval donato non si guarda in bocca, quindi va più che bene, grazie mille. Cioè, a me mi fa schifo, però l'importante è che sia una bella console. Quindi arriverà anche la sua recensione, ma non la settimana prossima, perché il prossimo video sarà una storia speciale. Grazie a tutti per aver visto il video, se vi è piaciuto, al solito, iscrivetevi, così facciamo crescere un po' il canale, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!